Salve a tutti carissimi amici di GamerClick, sono Marcello, oggi finiamo finalmente la... No, finalmente no, per carità, è anche interessante. Finiamo l'analisi di Mass Effect con Mass Effect Andromeda. Come detto, doveva finire col video precedente, ma l'analisi dei finali di Mass Effect 3 più alcuni DLC hanno portato chiaramente il video a essere più lungo di quanto previsto e quindi analizzeremo a parte, forse come è giusto che sia, Mass Effect Andromeda. Allora, abbiamo visto come la trilogia di Mass Effect abbia molti pregi, ma anche abbastanza difetti. Ha avuto un percorso, un'evoluzione particolare che ha sfociato nei finali di Mass Effect 3 che, come abbiamo visto, non hanno avuto il successo che speravano i ragazzi di BioWare, soprattutto perché sembrano quasi completamente slegati da quanto fatto all'interno della trilogia. Su queste basi arriva Mass Effect Andromeda. Mass Effect Andromeda doveva essere una nuova trilogia, cosa che magari sarà comunque, visto che un altro capitolo è in lavorazione, non si sa se è Mass Effect Andromeda 2 o un altro Mass Effect, ed è un capitolo che ha scontentato molte persone. Mass Effect Andromeda è uno di quei giochi che aspettavano in tanti, visto anche le potenzialità del nuovo hardware. Ricordiamo che Mass Effect Andromeda è uscito su console di questa generazione, quindi ormai è passata da qualche giorno, ma comunque PS4, Xbox One, ovviamente PC. E cosa narra? Praticamente all'interno di Mass Effect Andromeda viene inserito un retcon in cui assieme alla questione Crucibolo c'era il cosiddetto piano B. Il piano B prevedeva la costruzione di arche, letteralmente delle arche, non di legno, incubiti, ma arche proprio spaziali che dovevano portare quello che rimaneva della specie nella galassia di Andromeda con un viaggio di circa 600 anni, per poi trovare dei pianeti colonizzabili e far partire di nuovo la colonizzazione. Allora, Mass Effect Andromeda si basa su una nuova figura, il Pathfinder. Già sulla figura del pioniere possiamo dire tante cose in funzione del gameplay. Il pioniere essenzialmente è colui che deve valutare se un pianeta è colonizzabile o meno. Bisogna valutare se il pianeta è già abitato o meno, bisogna chiaramente valutare le condizioni ambientali di quel pianeta e dove si trova il pianeta rispetto ad altri pianeti, la tua stella, eccetera eccetera. Questo all'interno del gameplay avviene fino a un certo punto. Poi analizzeremo il gameplay per bene. Quello che Mass Effect Andromeda è, essenzialmente, è uno spin-off, finora, in cui c'è un salto temporale di 600 anni nel futuro. Perché chiaramente le distanze enormi che ci sono tra la Via Lattea e la galassia di Andromeda sono talmente ampie che ci vuole del tempo per arrivarci. 600 anni è comunque una bella cifra, cioè 600 anni è tanta roba comunque senza portare galattici, per cui figuratevi. In Mass Effect Andromeda cambiano un po' di cose. Intanto i protagonisti non sono la versione maschile o femminile dello stesso personaggio, ma sono due persone completamente diverse. Abbiamo Sarah Ryder e Scott Ryder, che sono i figli di Alec Ryder, che è effettivamente il pioniere reale del pianeta Terra. Questo già porta alcune differenze tangibili all'interno del gameplay, perché comunque se è usato un personaggio o l'altro, qualche differenza di approccio c'è. Questo soprattutto perché cambia il sistema di narrazione, sempre basato sui dialoghi a scelta multipla, ma sono scelte multiple dovute più alla personalità rispetto a quello che vuoi dire. Mi spiego meglio. Se in Mass Effect, la trilogia originale, avevamo una frase per ogni evenienza, o comunque un coltellino svizzero, insomma, di frasi in cui possiamo far cambiare idea al nostro interlocutore, queste scelte erano abbastanza nette. È vero che alcune di esse cambiavano in base al tono di voce, quindi magari potevamo essere sarcastici, potevamo essere più intimidatori, ma questo tipo di risposta noi non avevamo modo di vederla all'inizio. Noi non sapevamo effettivamente se la frase corrispondeva a un determinato atteggiamento. Cosa che qui viene fatta. In Mass Effect Andromeda è l'atteggiamento, il modo di porsi che fa la differenza. È qualcosa che effettivamente porta un po' più di profondità a livello di idea
di base di quello che è Mass Effect Andromeda e nei suoi dialoghi. Il problema è che tutti i dialoghi sono molto sotto tono rispetto soprattutto alla trilogia originale. Ricordo, la trilogia originale non brilla certo per narrazione, ok? Funziona essenzialmente perché è un videogioco, ma se fosse trasposto su un'altra opera, diciamo che non è proprio i dialoghi sopra i massimi sistemi, mettiamola così. Mass Effect Andromeda è addirittura peggio. Ci sono dei dialoghi in Mass Effect Andromeda che veramente hanno poco senso. Per quanto i personaggi chiaramente sono più espressivi, e lasciamo perdere, come ho detto nel video precedente, la parte tecnica, i problemi che ha avuto, che purtroppo Mass Effect Andromeda ha avuto uno sviluppo molto burrascoso e si è visto poi effettivamente l'effetto che ha fatto questo tipo di sviluppo. In generale la narrativa non funziona. Non funziona un po' per le personalità di Sarah e Scott, ma anche per gli antagonisti, i Ket. I Ket essenzialmente sono dei nemici che, per quanto possono essere interessanti nella loro struttura, sociale, il modo che hanno di porsi anche verso il diverso, praticamente non hanno carisma. Sembrano nemici qualunque di un videogioco qualunque. E in un Mass Effect in cui la caratterizzazione è forse la cosa preponderante dei personaggi, diciamo che non è proprio un buon segnale di partenza. Anche perché gli altri personaggi che abbiamo, con cui abbiamo a che fare, da Cora a Liam a Vetra, sono personaggi che sono essenzialmente sprecati. Sono tutti sprecati. Perché non hanno un background, salvo qualche momento, veramente interessante. È molto discontinuo, anche il modo di approcciarsi ai personaggi. Si ha l'impressione che tutto sia finto. È chiaro che è finto, però dico, sia fin troppo finto. Ed è questo che non funziona, principalmente in Mass Effect Andromeda, a livello di narrazione. L'altro punto focale, come ho detto precedentemente, è la questione Pathfinder. Sì, noi diventiamo dei Pathfinder, noi diventiamo dei pionieri. Siamo noi a decidere quale pianeta colonizzare e quale no. Teoria! Perché quando noi arriviamo su un pianeta, non è che abbiamo tante scelte. Sappiamo già quale pianeta è colonizzabile e quale no. Anche qui mi spiego meglio. Quando noi arriviamo su un pianeta, noi chiaramente abbiamo diversi incarichi, diverse missioni, tra secondarie e primarie, che ci indicano se quel pianeta è abitabile o meno, in maniera molto arcane. Il problema è che non ci capiterà mai un pianeta in cui, dopo aver fatto quello che abbiamo fatto, in realtà quel pianeta scopriamo che non è abitabile. Manca la reale figura del Pathfinder. Noi non siamo dei Pathfinder. Siamo semplicemente delle persone che arrivano su un pianeta e già sappiamo se, grazie al gameplay, essenzialmente, perché siamo portati lì per un motivo, sappiamo già se quel pianeta vada bene o meno. Da subito. E non dovrebbe funzionare così. Perché se siamo dei pionieri, dobbiamo scoprire noi se quel pianeta poi è adatto alla vita o meno. E purtroppo non c'è una scelta. Non c'è una scelta. Noi non possiamo decidere se quel pianeta va bene o meno. Questo chiaramente è indicato soprattutto dal fatto che i pianeti modellati sono pochi su cui possiamo realmente atterrare e fare qualcosa. Sarebbe stato veramente interessante se noi potessimo decidere, avessimo potuto scegliere il pianeta su cui stare e quali conseguenze avrebbe portato. Pensate un pianeta dove abbiamo sbagliato a valutare delle cose e che poi magari quella civiltà o quei coloni fossero tutti morti grazie a un nostro errore di valutazione. Magari non ci siamo accorti di alcuni vulcani attivi, non ci siamo accorti di possibili inondazioni. Cioè, è questo che doveva fare un pioniere, altrimenti non lo sei. Sei un tizio che già sa tutto, arriva lì, basta, sediamoci, abbiamo finito. E questo è un altro peccato. È chiaro che tutto questo deriva dalla limitazione dello sviluppo del videogioco, ma se tu mi mostri un'idea, è chiaro che tutto il gameplay deve circolare su quell'idea. No?
Poi Mass Effect Andromeda ci dà appunto l'opportunità di conoscere altre specie aliene, molto poche a dire la verità. Andromeda, come detto, è abitata, ovviamente. Molti pianeti di Andromeda sono abitati e molti pianeti sono assoggettati ai Ket, che possiamo vedere un po' come i Protean da un certo punto di vista. Solo che qui appunto sono visti proprio come gli antagonisti. Noi abbiamo modo di conoscere una specie aliena, autoctona appunto, di Andromeda, che sono gli Angara. Gli Angara hanno questo rapporto particolare con la natura, tra l'altro sono molto belli gli scorci del loro pianeta, da questo punto di vista niente da dire. Il problema è che non ci troveremo di fronte a tecnologia che noi non abbiamo mai visto. Anche qui siamo su Andromeda. Noi su Andromeda, che si è sviluppata in maniera completamente separata da quello che è la Via Lattea, dovremmo trovare delle tecnologie che effettivamente nella Via Lattea non ci possiamo nemmeno sognare, appunto perché lo sviluppo è stato completamente diverso. Quando noi reclutiamo Jal, se ricordo bene il nome, ha gli stessi poteri che hanno gli altri. No, cioè, fammi qualcosa di specifico, fammi qualcosa che possono fare solo gli Angara, che hanno sviluppato una tecnologia che solo loro hanno, o comunque solo nella galassia di Andromeda hanno. No, cioè, no, mi fa le stesse cose. È un po' un peccato. I Ket, bene o male, vedi un po' le stesse tecnologie, come gli scudi, però cominciano a fare qualcosa di diverso che li avvicinano pericolosamente a quello che è il contesto di Dragon Age in certi momenti. Ma veloce provano. Purtroppo gli Angara sono sprecati. Per non parlare poi del contesto misterioso di Andromeda, ovvero di un'altra specie, diciamo, che aveva colonizzato la galassia di Andromeda e che sembra sparita. Il Relictum, che anche qui diciamo che peccano un po' di character design, mettiamola così. Sembrano nemici molto generici da molti punti di vista, insomma, non, manca un po' quella personalità che avevano i razziatori, come abbiamo visto precedentemente. Tra l'altro i Relictum sono interessanti perché molti hanno sostenuto, purtroppo credo sia stata smentita dalla stessa BioWare, un collegamento tra loro e i razziatori. Perché i razziatori, qualcuno potrebbe fare una domanda, ma da dove vengono i razziatori? I razziatori, come visto in Mass Effect 2, sono al di fuori della Via Lattea e aspettano trepidanti, con trepidante attesa, che arrivi il segnale lanciato in quel caso da Sovereign e iniziare l'invasione. Per cui, essendo fuori dalla Via Lattea, non è che magari si trovano tra la Via Lattea e Andromeda, e quindi magari è in qualche modo un rimasuglio di quello che sono stati i Relictum. Boh, questo perché essenzialmente all'interno di Mass Effect Andromeda troviamo delle somiglianze con i razziatori da parte dei Relictum. Questo è un po' un problema generale, ovvero che tutto ricorda troppo qualcosa all'interno di Mass Effect Andromeda, per cui è chiaro che poi si va a speculare sui possibili legami tra quello che succede ad Andromeda e quello che succede nella Via Lattea. Tra l'altro i Relictum sono quello che rimane di un'altra razza, che tra l'altro credo che in inglese siano Remnant, per cui tecnicamente ha senso, dei Jardan. Qui ragazzi correggetevi perché sto andando a memoria, dovrebbero essere i Jardan, che avevano anche creato gli Angara tra l'altro, quindi sono un po' i Protean effettivamente loro della galassia di Andromeda. Anche qui, cioè, non è che sappiamo proprio tanto di loro, scopriamo poco, effettivamente magari essendo il primo capitolo di una trilogia, quello che doveva essere una trilogia, quella che forse sarà una trilogia, sappiamo abbastanza poco di quello che sono i Jardan. Purtroppo Mass Effect Andromeda è pieno di questi piccoli vuoti che non vengono colmati, cosa che ci sta, chiaro, però è chiaro che come prodotto che è rimasto a sé stante, è chiaro che devono essere valutati, anche perché, come detto, non è così scontato che il prossimo capitolo sia Andromeda 2.
quindi potrebbe rimanere tutto così, potrebbe rimanere tutto con la Ark Aquarian che abbiamo visto i segnali, chissà cosa è successo, nessuno lo sa. Ma un punto importante secondo me, dove ha fallito Mass Effect Andromeda, è nei 600 anni. Mass Effect Andromeda poteva rispondere a tutte le domande che ci siamo posti se le nostre scelte nella trilogia di Mass Effect avessero un cavolo di senso. Perché? Noi non abbiamo contatti con la Via Lattea. Noi arrivati alla galassia di Andromeda 600 anni dopo non sappiamo niente. Non sappiamo se la genofagia dei Krogan curata ha fatto sì che i Krogan si ribellassero di nuovo, portando di nuovo distruzione nella galassia. Non sappiamo se la cittadella sia stata ricostruita, se le nuove specie del Consiglio sono rimaste le stesse o se sono cambiate. Non sappiamo che fine abbia fatto l'umanità, non sappiamo se la civiltà si è evoluta in maniera galattica vera e propria, non sappiamo se i Rachni sono tornati qualora avessimo salvato la regina nel primo capitolo, anche se poi torna comunque, cioè, quello è un altro discorso. Non sappiamo se quello che abbiamo fatto ha avuto un effettivo senso, ha avuto un effettivo destino. E Mass Effect Andromeda, con qualche scamotage narrativo, poteva tranquillamente farlo. Cioè, è vero che sono 600 anni nel futuro, non alla velocità della luce, ma non è stato sempre a 600 anni di distanza. Quando l'arca è partita, quando le arche sono partite, si trovavano prima a 10 anni, 20 anni, 30 anni, 50 anni, il segnale poteva arrivare, non c'è alcun tipo di aggiornamento. Si ritrovano dei diari di Liara in cui magari qualcosina viene detta, ma non aggiunge nulla praticamente a quello che già sappiamo. E questo secondo me è il peccato più grande di Mass Effect Andromeda. Cioè, mi hai fatto fare una trilogia, mi hai fatto scegliere il destino di intere specie e non so come è andata a finire. È brutto. Sono 600 anni. Qualcosa deve pure essere successo in 600 anni. 600 anni fa scoprivamo l'America. Che perché sono da Colombo era l'India, ma non cambia particolarmente il discorso. Cioè, questo secondo me è il punto focale. In non averci nemmeno pensato. Soprattutto non sono stati rilasciati DLC. Cosa che vi fa capire anche come questo progetto sia stato amato da Electronic Arts. E non sappiamo nulla poi della nave Quarian che arriva lì, per ultima. Che per ora è lì ad aspettare che qualcuno ci vada da anni. Però che cosa volete che siano 5 anni, 6 anni nei confronti di 600, quindi figuratevi. E quindi è un capitolo che non funziona sotto tanti punti di vista. Ma Mass Effect Andromeda, e concludiamo, ha qualcosa che funziona. Il gameplay funziona perfettamente. È il miglior gameplay mai visto in un Mass Effect. Mass Effect Andromeda nelle sue meccaniche TPS è eccellente nella sua sfera, ok? Porta una serie di varietà dovute anche al jetpack. Il jetpack porta un altro ciclo di combattimento, per cui il ciclo di combattimento si riduce ulteriormente all'interno delle modalità TPS di Mass Effect Andromeda, e porta una varietà che prima non c'era. Noi possiamo sfruttare anche la verticalità, le armi hanno un reale feedback e sono feedback diversi dal tipo di arma che abbiamo in possesso. Sono più reattive, la risposta a comandi è mille volte più reattiva rispetto agli altri Mass Effect, che risultava molto legnoso anche Mass Effect 3 in certi aspetti. Anche le animazioni sono ovviamente migliorate. È chiaro che il salto generazionale ha permesso di migliorare tutto questo, ci mancherebbe. Comunque il lavoro è ottimo sotto molti punti di vista. Quello che purtroppo non funziona, l'abbiamo visto, è essenzialmente la narrativa. Ha tanti problemi, ha tante leggerezze, ha tanti elementi che non sono nemmeno stati presi in considerazione. È in Mass Effect 3, dove vi è un codex in cui chiaramente è il codex e c'è la qualunque, anche il codex di Mass Effect Andromeda è deficitario. Noi non sappiamo tante cose. E prendendo il corrispettivo, il primo Mass Effect, è
È chiaro che anche quello lì era un primo capitolo. Quello era un primo capitolo che poteva tranquillamente essere autoconclusivo. Qui no. Qui c'è l'intenzione di andare avanti, già dal primo capitolo. E questo forse col senno di poi è anche un segno di poca lungimiranza da parte di BioWare. Mass Effect 3 aveva mostrato già delle crepe nello sviluppo del gioco, perché anche Mass Effect 3 ha avuto i suoi problemi, ragazzi. Mass Effect Andromeda è risultato quello che è stato. Ricordiamoci che Dragon Age è in sviluppo da non so quanto anni, Dragon Age 4, e di mezzo c'è stato Anthem. Per cui è chiaro che BioWare è andato scivolando sempre verso di più un limbo dalla quale spero riesca a uscire, perché BioWare, ragazzi, è una delle compagnie migliori che abbiamo avuto non negli ultimi anni, ma precedentemente. Quindi dai, terminiamo qua la disamina di Mass Effect. È chiaro che stiamo parlando di una delle saghe più importanti del mondo videoludico. A livello, chi è appassionato di sci-fi e non ha giocato Mass Effect è veramente un pazzo. Ha molti limiti dovuti anche al contesto in cui sono usciti Mass Effect 1, Mass Effect 2, Mass Effect 3. Mass Effect 2 è stato innovativo sotto tanti punti di vista. Io non ricordo di aver, se l'ho detto nei video precedenti, ma Mass Effect 2 è stato innovativo anche dal punto di vista della comunicazione. Sono stati rilasciati dei trailer per ogni personaggio, per cui insomma, ancora oggi fa scuola la presentazione di Mass Effect 2, la realizzazione di trailer cinematografici, l'avvertire della saga che prosegue, l'avvertire di qualcosa che sta effettivamente evolvendosi sotto i nostri pad, sotto le nostre mani, con Mass Effect 2 che si apre con la morte di Shepard. Cioè, capite di che stiamo parlando? Quindi, niente. Ragazzi, io veramente vi ringrazio tanto per aver visto, seguito questi video, anche quelli di Assassin's Creed, spero che vi siano piaciuti. Io vi ringrazio tantissimo, vi mando un bacio, un abbraccio, mi raccomando, seguiteci sempre su tutti i social, gamerclick.it, chiaramente il sito. Grazie ancora, passate una buona giornata. Ciao ciao!